Se ti iscrivi al blog Il successo indipendente di Max Belladonna, che saluto e te lo consiglio perché è un blog pieno di articoli e spunti molto interessanti, tra i primi elementi che ti vengono dati gratuitamente c'è l'ebook The 50K Formula, questo qua. Ed è un ebook molto carino, che dà degli spunti per riuscire a vivere di musica. Il concetto è semplice e riprende la teoria dei 1000 fan di Kevin Kelly, ovvero che con 1000 fan veri puoi sostenere qualsiasi tua attività. Per fan veri si intendono persone disposte a spendere almeno 50 euro l'anno per i tuoi prodotti, in questo caso per la tua musica. 1000 fan veri per 50 euro sono i famosi 50.000 euro della formula. Ora, ovviamente non è che queste persone vengono il primo del mese a darti una busta da 50 euro. Devi dare loro qualcosa, devi dare loro dei prodotti e quindi devi dare loro della musica. Nell'ebook viene spiegato come se per esempio realizzi 15 brani tuoi l'anno e invece di fare un album solo li dividi in due piccoli EP. 2 EP a 10 euro l'uno per 1000 fan sono 20.000 euro. Poi devi fare dei concerti o magari delle date se sei un DJ. Ovviamente non possono venire tutti e 1000 fan insieme, ma magari se vengono 50 fan per volta devono essere almeno 20 date. E in quel modo tiri su altri 10.000 euro. Poi puoi abbinare alla vendita della tua musica e dei tuoi live anche dei prodotti di merchandising. Che vuoi che un tuo vero fan non la voglia la tua bellissima maglietta? E quindi con le magliette o altri accessori, gadget, puoi avere altri soldi. E ci sono nell'ebook tutta un'altra serie di altre idee molto carine per realizzare questo. Ora, prima che tu mi dica tutto questo un po' semplicistico, ti fermo subito. Te non devi prendere il modello e comprimerlo sulla tua realtà. Il modello è soltanto uno spunto di riflessione. Ti serve per dare degli obiettivi, per pianificare la tua azione, la tua attività, per impostare il lavoro di tutti i giorni. Poi, può essere che di fan te ne bastino 500 o che magari ti ce ne voglia 2000 per poter vivere dignitosamente. Può essere che le date le devi impostare in un altro modo, però non devi cercare di prendere quel modello e applicarlo alla tua realtà, ma devi lavorare sulla tua realtà in visione di un modello o comunque di un obiettivo. Soprattutto questo e gli altri spunti nel blog di Max Belladonna ci consigliano un modo di agire. Prima devi pensare ad un tuo pubblico che sia tuo e sia fedele e che ti segua. Poi devi pensare a dare prodotti, in questo caso musica, valida per il tuo pubblico.